Ciao a tutti, sono Veredo Games. Oggi continuiamo con Brutta Opinione. Riusciremo ad arrivare a Jack ed evitare questo cacchio di combattimento? Non lo so, lo scopriremo. Capitolo 13, Distruttore. Siamo arrivati. Che posto losco. Già, è per quello che non volevo che venissi. Andrà tutto bene. Ho lo spray peperoncino alla borsa. Wow, davvero dura. Correremo tutti dall'altra parte quando sventolerai quell'affare. Io so di Fermi, so che mi proteggerai, perché un soap spray peperoncino, ciao. Cioè sì, aiuterà in qualche modo, però prima che lo tiri fuori e che lo spruzzi, ciao. Fai lo spiritoso, ma so che mi proteggeresti. Nessuno oserebbe farmi del male quando sono con te. Lo so, ma dovresti comunque fare attenzione, già. Entriamo e troviamo Jack prima che sia troppo tardi. Respira, Jack. Puoi farcela. Sei forte, Jack. Vincerai. Ma sei scemo? Ma chi te lo fa fare? Jack, non devi farlo. Easton? Che diavolo ci fai qui? Tu cosa pensi? Questo combattimento dovrebbe essere segreto. Perché dovresti nascondermelo? Perché mi diresti di non combattere? Scusate. Esatto, dannazione. Non combattere, Jack. Devo farlo. Non hai nessuna possibilità contro il distruttore, lo sai. Devo provarci. No, invece. Non so perché lo fai, ma non ne vale la pena. Ho i miei obiettivi. Annulla il combattimento. Scusate, ragazzi. Mi sei impappina sta cacchio. Ma porca miseria. Non posso. Sì che puoi. Devo farlo. Andiamo a casa. No, io non me ne vado. Invece sì. Smettila di trattarmi come un bambino. Sono un uomo adulto e so occuparmi di me stesso. E adesso sparisci. Mi dispiace, Jack. È per il tuo bene. Hai chiuso la porta a chiave. Easton, fammi uscire. Devo combattere, non farmi questo. Dannazione. Lo hai trovato? Sì, ma non vuole andarsene. Che cosa facciamo? L'ho chiuso nello spogliatoio. Non mi dire che alla fine combatte lui. Che cosa? Era l'unico modo per fermarlo. Adesso che facciamo? Non lo so. Buonasera e benvenuti all'evento di stasera. All'angolo di sinistra il nostro campione inarrestabile, il distruttore. E sembra impaziente di combattere. All'angolo di destra dovrebbe esserci Jack Wright. Wright? Come cacchio si pronuncia, insomma. Stiamo aspettando che Jack Wright salga sul ring. Qualcuno ha visto Jack? Vabbè, mi hanno capito. Jack non ce la farebbe. Ci sono io al suo posto. Cosa? Non puoi farlo. Hai paura che vinca? Assolutamente no. Cominciamo. Sembra che questa sera al posto di Jack combatterà Easton. Fatevi sentire tutti quanti per Easton Palmer. Lo sapevo io, sempre per colpa sua. Hai sentito? Già, non stanno esultando per te. Non sono qui per farmi dei fan, sono qui per vincere. Peccato perché perderai. Che il combattimento abbia inizio. Sei spacciato. Oddio. Easton! Lisa, finalmente ti ho trovata. Tutto bene? Sto bene, tu invece non mi sembra. È solo qualche taglio, nulla di cui preoccuparsi. Sono felice di dirti che il distruttore è stato distrutto. Non posso credere che sei andato a posto di Jack. E hai vinto. Ammappa, te che... Scusate ragazzi, ma cavoli, vince sempre. Sapevo che avrei vinto. Non ho mai perso un combattimento, ricordi? Sapevo che ce l'avresti fatta. Quello sì, però ero anche preoccupata. Me lo ricorderò. Sapevo che ce l'avresti fatta. Il distruttore non aveva possibilità contro di te. Continua ad elogiarmi. Andiamo, dobbiamo tirare fuori Jack. Se non è scappato, probabilmente è arrabbiatissimo con te. Già, non vedo l'ora di sentirlo urlare. Ah, qua. Easton, eccoti. Devo andare a combattere. E ciao, già finita, bella mia. È già finito? È finito. Cosa intendi dire con è finito? Il combattimento è finito. Easton, cosa hai fatto? Ho combattuto a posto tuo. No, no, no! Era la cosa giusta da fare. Tu non hai esperienza con i combattimenti. Ti avrebbe distrutto, lo sai. Tu non capisci. A me servivano i soldi. Sei venuto qui solo per il premio in denaro? Hai di nuovo dei debiti? No, non è così. È un'altra cosa. Cosa?
Smetti di impicciarti. Mi impiccio perché mi preoccupo per te. Senti, noi abbiamo rischiato la vita due volte per te. Mo' vuoi dire che cacchio succede? Non farlo. Non mi serve un babysitter. Invece mi sembra di sì. Jack non essere così duro con lui. Ha fatto la cosa giusta, lo sai. Come vi pare? Oh, tornerà. Lo spero. Ti accompagno a casa. Mi dispiace per stasera. Non preoccuparti. Hai fatto la cosa giusta, anche se non mi è piaciuto vederti combattere, eh. Non dovrai più vedermi, era l'ultima volta, lo spero. Non ho più motivi per continuare a farlo. Sono felice di sentirtelo dire. Quindi, questa è la tua stanza? Dovrei dire a Easton di mendicare quei tagli e ferite. È quello che farebbe una brava fidanzata. Dovrei invitarlo a entrare e mendicare. Io lo farei, però come vi dico sempre, ragazzi, io tengo le gemme fino all'ultimo episodio perché non si sa mai che cacchio può succedere. Quindi, vabbè, concludi la serata. Dovresti andare a casa a parlare con Jack. Spero non sia troppo arrabbiato. Fammi sapere come va, ok? Certo, ti chiamo più tardi. Oh, cavolo. Ho il suo telefono nella borsa. Devo andare a riportarglielo. Ciao. Ciao. Ti servono ancora quei soldi, secondo te? Ecco, tieni. Fai sul serio. Certo. Dopotutto era il tuo combattimento. Ma l'hai vinto tu. Non importa, io non li voglio. Come fai a non volere dei soldi? I soldi non sono tutto. Ma... Prendi i soldi e stai zitto. Va bene, t'è andata pure bene, grazie. Prego. Avevi ragione, sai. Su cosa? Non sarei riuscito a battere il distruttore. Sono stato un pazzo a pensare di poterlo fare. Sì, lo so. Jack, a che ti servono i soldi? Devo comprare qualcosa, se. Che cosa? Un regalo, se. Che tipo di regalo? Puoi smettere di farmi un miliardo di domande? E tu puoi smetterla di andare a finire nei casini? Ti ho detto a cosa mi servono adesso, basta. Perché sei così arrabbiato? Sono solo preoccupato per te. Non hai motivo di esserlo. Vado a dormire, buonanotte. Oh, io questo preghierei veramente a papine però, Questa è la stanza di Easton, no? Il mio senso di orientamento è orribile. Ma come, ci sei già stata nella stanza di Easton? Non mi sono rincoglionita il cervello io, fammi capi. Dovrei entrare. Ci siamo visti appena 5 minuti fa, spero non pensi che sono appiccicosa. Sì, sarò lì tra 15 minuti. Sì, ho i soldi. A dopo. Vai dal tuo ragazzo e dillo. Volete vedere che è finito l'episodio? Ah, no, meno male. Lisa, che ci fai qui? Non che non mi piaccia vederti. Hai lasciato il telefono da me. Oh, grazie. Non me ne ero neanche accorto. Non preoccuparti. Comunque, è appena successa una cosa strana. Che cosa? Ho visto Jack di fuori. È impossibile. Qualche minuto fa mi ha detto che andava a dormire. Era Jack. Ed era al telefono con qualcuno. Ha detto che aveva i soldi e che stava arrivando. Cosa? Che cavolo? Lo sapevo che c'era qualcosa dietro. Non dovevo dargli quei soldi. Quali soldi? Il premio del combattimento. Devo andare. Vengo con te. No, Lisa. Questa volta no. Ma... Ho detto di no. Potrebbe essere pericoloso, appunto. Non mi interessa. A me sì. Tu non vieni fino... Madonna mia, pensavo si stava bloccando. Tu non vieni, fine della discussione. Vai a casa. Ci vediamo domani. Non lo farò andare da solo assolutamente. E non gli farò prendere decisioni al posto mio. Ma mi servono dei rinforzi. Chiamo qualcuno. Chiamo la polizia. Che ne so, chiamo qualcuno. Peggio, vediamoci fuori. Alla tua amica chiami. Ma chiama ad altri ragazzi. Dobbiamo uscire. Non che le donne non meno, perché le donne quando sono arrabbiate mi stanno meno più dei ragazzi. Però c'è, mette a rischio la sua amica. Lisa, che stiamo facendo? Seguiamo Easton. Ok, ma perché? Easton sta seguendo Jack e sta combinando questo. Non voleva che andassi con lui, perciò lo seguiamo per vedere che sta succedendo. Oh, quindi è tipo una missione segreta? Esatto.
Oh cavolo, che figata! Sì, figata proprio. Ricorda che non dobbiamo farci vedere. Non preoccuparti, non sono un ninja, sono un ninja. Che cacchio c'è scritto? Ma perché continua qui a casa senza che leggo tutto bene? Sembra si sia fermato. Rimani qui, vado a dare un'occhiata. Ah, un insetto! Non riesco a urlare, scusate ragazzi. Dove? È solo un insetto! Paige, calmati. Lisa, mi hai seguito? Sì. Scusami, non potevo farne a meno. Devi fare silenzio. Jack ha appena incontrato qualcuno e devo capire cosa si stanno dicendo. Ciao Easton, come va? Hai portato anche Paige? Volevo compagnia. Non mi piace questo posto, è pauroso e ho già visto 3 ragni. Certo che ci sono dei ragni qui, siamo in un cavolo di foresta. Silenzio! Scusa, sì, fatemi scoprire tanto. Pochi minuti dopo. Sono venuto il prima possibile. Hai soldi? Sì, eccoli, prendi. Ne mancano 100. Cosa? No, sono tutti lì. Ricontali. Sei in ritardo con il pagamento. Ne servono altri per l'attesa. Certo, ne servono altri per l'attesa. Ti prendi quei soldi e shut up. Sono in ritardo di un'ora. Per favore, non farmi questo. Allora paga. Non ho altri soldi. Peccato per te. Se ne occuperà il capo. No, ti prego. C'è qualche problema qui? Sì, capo. Jack era di nuovo in ritardo con il pagamento. Non ti avevo avvertito di cosa sarebbe successo se fossi stato di nuovo in ritardo? Per favore, lascia fuori i miei amici. Loro non hanno fatto nulla di male. Sono io che ho fatto un casino. Ti sembro una cui porta. Mi hai deluso, Jack. Ed è arrivato il momento di pagarne il prezzo. Dobbiamo fare qualcosa. Io vado là. Prendi il mio spray peperoncino. Lisa, per favore, non potrebbe servirti. No, potrebbe servirti appunto. Ho paura, anche io. Ma chiama la polizia, qualcuno, no? Lasciate stare il mio amico. Easton, cosa ci fai qui? Vattene. Non vado da nessuna parte. Perché volete dei soldi a Jack? Per favore, fai sembrare che siamo ladri. Stiamo solo raccogliendo i debiti. E il nostro Jack qui, beh, ne aveva alcuni. Mi dispiace, ho dei problemi con il gioco d'azzardo. Oddio. Mi hanno prestato dei soldi e non sono riuscito a restituirli. È tutta colpa mia. Vi ha dato i soldi, ora potete lasciarlo stare. Non penso proprio. Ha tardato ogni volta con i suoi pagamenti, non posso sorvolare. Mi capisci, no? Vuoi altri 100 dollari? Benissimo, eccoli. E non infastidire più Jack. Ho paura che non funzioni così. Perché il debito è stato ripagato. Sì, ma lui non ha imparato la lezione o no? Easton, soprattutto tu dovresti sapere che alcune persone non imparano mai la lezione. Come fai a sapere il mio nome? Conoscevo tuo padre. Era esattamente come Jack. Si è fatto prestare tantissimi soldi che non riusciva mai a ripagare. Ma la storia la conosci, non è così? Aspetta un momento. Sei tu che hai ucciso la mia famiglia? Ci hai messo parecchio. Sì, sono io. Purtroppo me ne è rimasto fuori uno. Ma chiamate la polizia, ho fatto arrestare sti pezzi di merda. La verità, Easton ha finalmente scoperto la verità. Era Dimitri la persona che ha cercato per tutti questi anni, che bastardo ci ha ucciso tutta la sua famiglia, e che vuole finire il suo lavoro. Easton riuscirà ad uscire da questa situazione? Sì, lo spediremo in carcere e vivrà lì per il resto dei suoi anni. Dovrebbe essere così la giustizia, ma vabbè. Vediamo che cacchio succederà, speriamo che non succeda niente a nessuno e niente. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao!